il firmamento annuncia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia, non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari amici, come ormai è tradizione, anche quest'anno vogliamo celebrare questa Santa Messa per tutti, cominciare il Presidente, i suoi collaboratori più stretti e per questa sempre più bella e forte squadra del Napoli. Perché il Signore rafforzi, dia continuità, coraggio a tutti i loro sforzi e li renda, li manifesti anche concretamente per la gioia di tutti noi che siamo fedeli tifosi e anche orgogliosi di questa squadra meravigliosa. Il Signore ci assiste, perché io dico sempre così: lei, il dottor Sarri, mette in campo 11 giocatori, però io ne vedo sempre 12, vicino a Hamsik, vicino, c'è sempre qualcuno che gioca insieme con questi formosi guerrieri. Il Signore è aperto anche alla nostra tifoseria. Diciamo che è il primo tifoso del Napoli. Per questo noi vogliamo chiedere che ci aiuti e ci dia sempre quel coraggio di andare avanti e, perché no, ottenere i meritati successi. E allora, per rendere più bella questa celebrazione, più degna, ci rivolgiamo al Signore, che ci riconosciamo uomini peccatori e quindi bisognosi anche di essere perdonati per le nostre mancanze. Diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. Diffondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
dell'esodo.